parla di classe dirigente e lei nel suo ultimo articolo ha scritto il fattore EM. Ok, quindi nella costruzione della classe dirigente italiana c'è anche un aspetto di limitazione riguardo alle altre classi dirigenti europee? C'è sempre l'idea che noi dobbiamo imitare i modelli degli altri paesi. Per anni abbiamo seguito l'Obama italiano, abbiamo detto che era Veltroni l'Obama italiano, poi abbiamo detto che Vendola era l'Obama di Terlizzi, abbiamo detto perfino che Renato Soru, che era presidente della regione Sardegna, era l'Obama di Sanluri. Però invece bisogna anche dire che gli altri paesi a questo punto stanno imitando l'Italia a loro insaputa. È il caso di Trump. È il caso di Trump, è il caso in parte di Macron, perché Macron è un senza partito che si candida a guidare il suo paese, quindi una cosa che non è mai successa in Francia. Segnalo che in Serbia è arrivato terzo un attore comico alle presidenziali della scorsa settimana, e quindi in realtà il sistema politico italiano, non so se sia bene o se sia un male, ma per certi versi è molto più avanti degli altri, e in questo avanti normalmente non ci metto nessun termine valutativo, forse è più avanti del burrone.